Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questa sera ci troviamo riuniti per commemorare la scomparsa del giudice Evangelisti. Io questa sera vorrei lasciare le parole introduttive al giudice Giancarlo Perani, che faccio entrare in questo momento. Buonasera Giancarlo, Buonasera. mi lascerà praticamente una piccola introduzione di quella che è stata la sua esperienza con il giudice Evangelisti, e poi inizieremo la serata. Prego, Va bene. Giancarlo. Sì, ma volevo commentare poi quello che avevo anche scritto sul sito della Sabi, facendo una, come dire, una piccola cronistoria di quello che Evangelisti era stato e come è nata quella figura di cinofilo che tutti abbiamo conosciuto, insomma. Io l'ho conosciuto all'inizio, quando cominciava ad appassionarsi alla razza brachitaliano, Ciceri in quegli anni, negli anni 70, gli affidò un giovane, un cucciolone promettente, che era Oscar dei Ronchi. Oscar dei Ronchi era figlio di quella ala di Raffinetti, una canina molto tipica, non tanto alta. Succede spesso e volentieri nella razza che succedono che cani simili, molto femminili, diano poi origine a dei grossi soggetti come Oscar, era figlio di Ala, dicevo, e di Arno dei Ronchi. Arno aveva una genealogia e dei migliori brachi di allora. Nacque Oscar e fu affidato ad Alessandro Evangelisti. La sua prima esperienza fu quella. Alessandro portò il cane, portò il bracco al campionato e iniziò la sua prima esperienza a cinofila di un certo livello. Avvenne che negli anni 80 ci fu un fiorire della cinofilia, le prove si moltiplicarono. E Lenci non riusciva a star dietro a questo fiorire, a tutte queste prove. Non aveva giudici. E allora si rivolse alle società specializzate chiedendo di eventualmente segnalare quei giovani che avrebbero potuto in seguito laurearsi giudici. E Ciceri, allora presidente della Sabi, segnalò fra gli altri nomi anche Alessandro Evangelisti. Ricordo, se ben ricordo, ci fu anche Cremonesi, che fra parentesi è morto nel 2020, una delle prime vittime del Covid, e per il quale non abbiamo fatto proprio niente, anche perché i periodi non lo consentivano, insomma. E mi pare ci fosse anche Mazzetti fra quei nomi, se ben ricordo, fra le altre cose. Evangelisti divenne giudice, e che giudice, si fece rispettare per la sua correttezza, per la sua rettitudine, per la sua competenza soprattutto. Giudicò spesso e volentieri i miei cani nei ring e nei campi di prove. E poi in seguito, quando poi divenni giudice anch'io, gli sono stato a fianco come collega e ho potuto apprezzarlo appunto per la competenza, per il giusto metro. Era un po' un signore d'altri tempi, nobile nell'aspetto e nei modi. Non era mai fuori posto, mai. Con lui se n'è andato un altro pezzo della storia braccofila, un amico, uno dei, ahimè, molti che mi stanno aspettando dall'altra parte.
ci rivedremo. Grazie Giancarlo, io con il tuo aiuto che hai contribuito a fornire insieme ad altri il materiale fotografico, insieme a Claudia Rossi e gli altri membri del nostro staff abbiamo preparato un video e ora lo manderemo in onda. Ti saluto quindi e ti ringrazio di averci, diciamo, inquadrato quello che era il personaggio e successivamente poi ne parleremo con quelli che sono stati anche cari amici al di fuori anche della vita cinofila. Ti ringrazio Giancarlo, buona serata. Ciao ragazzi. Allora vado con il video. Questo era il video che Braccoteleno TV ha preparato per il giudice Evangelisti, scomparso qualche giorno fa. È stato uno dei nostri più grandi rimorsi perché purtroppo non sono riuscito a intervistarlo. Ci eravamo sentiti per più volte, però non si è mai riuscita a organizzare un'intervista a causa di vari motivi non dovuti a... cioè non c'è colpa di nessuno, chiaramente. Nessuno di due. Lui era favorevole, purtroppo non c'è potuto, non c'è stato modo, insomma, di riuscire a organizzarla. Però avremmo sicuramente voluto sentire la sua esperienza a Bracopina. Quelli che avete visto erano i cani che sono appartenuti a lui. E ora colgo l'occasione, siamo pronti, faccio entrare tre di coloro che lo hanno vissuto anche sotto l'aspetto familiare, che sono stati amici per tanto tempo del giudice Evangelisti. Quindi presento il giudice Giuseppe Colombo Manfroni, il giudice Libero Assioli e il giudice Giovanni Barbieri, tutti e tre colleghi e amici del giudice Evangelisti. Iniziamo con il dottor Manfroni, do la parola a lei, dottore. Qual è stata la sua esperienza? Come vi siete conosciuti? Qual è stato il vostro rapporto? Buonasera a tutti. Potrebbe mancarmi la voce questa sera, soprattutto dopo aver visto la carrellata di fotografie. Sono 50 anni d'amicizia, sono volati e non me la sarei mai aspettata questa triste, brutta notizia. Infatti con Alessandro ci siamo conosciuti all'inizio degli anni 70, proprio mi pare erano gli anni in cui aveva Oscar dei Ronchi, che ha citato Giancarlo Perani, è un cane nato nel 1971, quindi penso che le prime frequentazioni siano state in quegli anni,
Ma non erano solo frequentazioni cinofile, perché eravamo amici a tutto campo. Io ho visto crescere Alessandro in cinofilia, ma ricordo benissimo sua moglie Valeria, che era una carissima amica cinofila. La ricordo sgambettare con un bel bassotto su un ring d'onore all'esposizione di Bologna. La nascita dei suoi figli. Io mi recavo in quegli anni spesso a Bologna per ragioni di lavoro e frequentemente alla sera mi ospitava o a casa sua o al ristorante, al Pellegrino in via Murri, vicino a casa sua. Tra l'altro il gestore era un cinofilo, un allevatore di pastori tedeschi. Naturalmente, però, in queste nostre frequentazioni si andava sempre a parlare di cani. Devo dire che Alessandro è stato un cinofilo, non solo un braccofilo. In questi anni l'ho visto praticamente ha avuto tutte le più importanti razze da cani, di tutte le più importanti razze da ferma. Aveva l'affisso d'Aleria, non saprei dirvi da tanti anni, penso che l'abbia avuto da molto giovane, perché ricordo un suo pointer, un bel cane che mi era piaciuto molto e che mi aveva creato anche una piccola discussione perché facevo un assistentato per le razze inglesi, quindi saremmo stati prima del 75, e sto bel pointer lo portava un professionista, un amico non lo portava. Aveva fatto una bellissima ferma su una covata di fagianotti, poi alla fine io dovevo fare le relazioni della prova e l'avrei messo, sicuramente gli avrei dato l'eccellente, ma vedo che i miei esaminatori erano portati a dargli molto buono. In quell'occasione eravamo, mi pare, a Reggio Emilia e c'era anche un raduno di razza dei setter che giudicava Ciceri. Mi rivolsi al mio maestro, gli raccontai dell'accaduto e sorridendo mi mise la mano sulla spalla, ha detto: "Tu vai per la tua strada", e mi disse. Con Alessandro i rapporti erano poi sul campo in quegli anni a Casalecchio di Reno, dove la Sabi organizzava in primavera e in autunno due weekend di caccia pratica, caccia starna, caccia selvaggina naturale e un raduno. Quindi era un'occasione, ma poi tante volte capitò dopo di giudicare in Emilia Romagna, Bologna, nelle prove di zona lui era sempre presente. A Casalecchio era legato un po' a tutta l'organizzazione, alle guardie della federazione, a caccia, al maestro Spighi, il lungo come lui, molto alto. E mi ricordo che con l'amico Pietro Segafredo, mi ricordo benissimo, che qualche volta ci concedeva di andare a allenare i cani sulle starne, che allora erano starne vere e belle, starne italiche, c'erano ancora belle coppie, bei branchi in autunno, e si facevano delle belle manifestazioni, quindi Alessandro ci guidava in qualche allenamento di straforo, diciamo. Eravamo una coppia frequentemente con Segafredo, Asso dell'Asolano e Altea si esibivano in allenamenti extra. Non pensate che anche in quegli anni fosse tanto facile allenare i cani in Italia, per zone d'allenamento non c'erano, quindi capitava di andare spesso abusivamente.
questi ricordi Casalecchio. Poi Alessandro intraprese la carriera da giudice, divenne, come già stato detto, un bravissimo giudice. Per me era un punto di riferimento e devo dire che ci siamo visti proprio poco più di un mese fa a Conselice. Abbiamo pranzato assieme con Alessandro, il suo allievo, il baritono Daniele Bugliesi, che in quell'occasione ha fatto il mio sparatore ufficiale. Ero andato con un po' di cani giovani da preparare, e a colazione, a pranzo, abbiamo proprio parlato di diverse esperienze da giudice, del futuro dei giudici, delle difficoltà che incontrano oggi i giovani, appunto, a intraprendere una carriera da giudice, perché viene un po' a mancare quella che era la base, la preparazione che Alessandro Evangelisti ha avuto molto ben solida, cioè l'esperienza della caccia. Alessandro è stato, prima che giudice, un gran cacciatore, ha continuato a esserlo fino agli ultimi giorni. Penso che Giovanni Barbieri si ricorderà benissimo le nostre cacciate pre e post manifestazioni cinofile con Grecchi nella riserva di Montodine dai Lanzi e in altre riserve fino agli ultimi giorni. Quel giorno a Montodine, scusate, a Conselice. Era il 31, l'ultimo giorno di caccia, il 31 gennaio, ci siamo trovati col fucile in spalla. E lui proprio a pranzo diceva: caro mio, qua per giudicare bene bisogna sempre, come diceva il nostro maestro Ciceri, pensate di avere in mano un fucile quando andate in giro con un cane. E faceva queste considerazioni davanti a questo giovane che penso che ieri abbia partecipato al funerale, credo che Libero Asioli lo conosce molto bene. E speriamo che sia una promessa nella classe giudicante, perché purtroppo quelli della vecchia guardia sono tutti sul voltapagina, come diceva Ciceri, anch'io sono sul voltapagina, e Alessandro ha girato la pagina prematuramente perché era più giovane del sottoscritto e mi sembrava in ottima salute, sempre di ottimo umore, affabile, interessato a tutto, e purtroppo se ne ci ha lasciati e ne sento un gran vuoto. Grazie, dottor Manfroni. Io la ringrazio per la sua esperienza e la storia, insomma, che ci ha raccontato questa sera. Do la parola a questo punto, se è tutto, al giudice Assioli. Buonasera, giudice. Il microfono, attivi il microfono. La presento, Buonasera a lei è un tutti. giudice. È un giudice di continentali esteri ed eravate amici con Alessandro Evangelisti. Insomma, ci racconti quella che è stata la sua esperienza, come l'ha conosciuto e come, insomma, siete diventati amici. Risulta un po' difficile, risulta un po' difficile perché il mio rapporto con Alessandro era oltre l'aspetto, diciamo, delle prove da giudice. Ci sentivamo praticamente un giorno sì, un giorno no, essendo anche conterranei. E per dire, ancora al mattino mi sveglio col pensiero di doverlo chiamare al telefono, quindi la cosa è molto difficile. Io ho conosciuto Alessandro mentre facevo qualche prova, diciamo, di caccia pratica. Lui era già giudice. L'ho conosciuto quando si presentava alle prove sempre in coppia con Mazzetti, giravano praticamente sempre insieme, dove c'era l'una che
l'uno, poi c'era l'altro. Poi Mazzetti si è ritirato un po' dall'andare in giro a giudicare, e io sono poi diventato giudice e abbiamo quasi sempre fatto, diciamo, coppie, nel senso che ci sentivamo anche per metterci d'accordo dove spostarsi e dove andare a giudicare. Alessandro, prima di tutto, amava i suoi cani, era un vero, cioè, era un amore vero, cioè lui quando si spostava per più giorni aveva bisogno di avere comunque uno o due dei suoi cani con sé e ci si organizzava per fare in modo che questo fosse. E quando era via, stavamo via una settimana in Croazia o in altri luoghi, tutti i giorni chiedeva notizia dei suoi cani a casa, era proprio al di là dell'utilizzo del cane come ausiliare, era proprio, diciamo, un attaccamento quasi morboso nei confronti dei diversi cani che lui aveva. Naturalmente la sua grandezza stava nel fatto che voleva capire ciò che i cani potevano dare nelle diverse razze, tant'è vero che lui era partito col Brachi italiano, ma a casa sua aveva i Breton, aveva lo Spinone, aveva il Setter. E ultimamente aveva anche un bracco tedesco che gli avevo dato io praticamente da 2 anni e mezzo circa. Aveva voluto anche il bracco tedesco perché andando a caccia insieme era praticamente innamorato della mia cagna che è molto brava tuttora. E lui amava i cani che con intelligenza secondavano il cacciatore, nel senso che cani che non avessero bisogno di essere troppo richiamati, diciamo, dovevano capire in maniera quasi spontanea di essere al servizio del fucile. Cioè, la sua passione naturalmente la cinofilia e soprattutto la caccia, perché nasce, come diceva Giuseppe, nasce come cacciatore e poi naturalmente si appassiona alla cinofilia. La sua grande abilità nel giudicare è sempre quella di tenere dinanzi a sé i due libri, quello delle regole, delle enci e quello che è scritto sul libro e che non è scritto sul libro della caccia. Riuscire a coniugare queste due grandi, cioè, grandi direttive. E sicuramente un giudice è aiutato moltissimo dal poter praticare la caccia e nello stesso tempo dal giudicare le prove. Si discute spesso, continuamente, del fatto che esistano due tipi di cani, quello da prove e quello da caccia. Alessandro non concepiva questo aspetto, cioè il cane è uno, il cane da caccia che poi è in grado anche di fare le prove. Questa era la sua idea, diciamo, del cane in prova. Abbiamo giudicato diverse volte insieme e ci si capiva con un cenno, non c'era bisogno di tante discussioni, perché praticamente quando si conoscono i cani e quando si conosce la caccia, poi risulta facile. Le discussioni che si avevano, a volte anche con Giuseppe, ma anche con Giovanni, Alessandro non concepiva la facilità nel riglasiare gli attestati al campionato. Su questo si discuteva molto, ci si approfondiva questa tematica, e lui era, pur essendo sempre dalla parte del cane, era molto rigoroso nei giudizi. Era molto rigoroso nei giudizi. Quando un cane era certificato da Alessandro, statene pur certi che era un grande cane, quindi su questo c'erano assolutamente dubbi. Com'era Alessandro a caccia?
La caccia era un signore praticamente. Si trasformava soltanto quando incontrava il fagiano maschio. Era una roba che sembrava trasformarsi. Per lui il fagiano maschio era cacciare il fagiano maschio era una grande emozione. Quest'anno abbiamo cacciato diverse volte la conselice, abbiamo cacciato insieme anche il mercoledì dell'ultima settimana, dove dopo una giornata trascorsa insieme, la sua bretoncina, la più giovane, dietro alla mia bracca, riuscì a fermare un fagiano e lui a incarnierarlo. Fu una grande gioia per lui e per tutti, naturalmente. Naturalmente io ricordo questi momenti, saranno sempre con me, perché è difficile trovare un altro amico come Alessandro, e mancherà sicuramente i suoi cari. Parlavamo spesso, io dei miei nipoti, lui dei suoi nipoti, ed era un piacere vederlo conversare in questa maniera, perché il viso gli si illuminava. Comunque Alessandro era sempre allegro, sempre gioioso, con lui le giornate trascorrevano in maniera molto, molto, diciamo, piacevoli. Lo ricorderemo per tutta la vita, per il tempo che il Signore ci darà per restare su questa terra, e speriamo che sia ancora lungo per tutti noi. Purtroppo non è stato così per Alessandro. Vi ringrazio per avermi dato modo di ricordare questo grande amico. Scusatemi, ma l'emozione mi ha un po', diciamo, rotto la voce, in certi, anche forse per approfondire ancora ulteriormente la conoscenza che ho avuto il piacere di avere con Alessandro. Grazie. Grazie a lei e grazie alla disponibilità che ci ha dato, perché ricordiamo, sono tutti e tre giudici loro e hanno incastrato, diciamo, questa serata agli impegni che ci sono delle prove di queste settimane. Quindi, giudice Assioli, io la ringrazio, è stato un piacere anche conoscerla, perché noi non ci conoscevamo. E ora lascio la parola a Giovanni Barbieri, che ci racconta la sua esperienza. Giovanni, attiva il microfono anche. Eccomi. Ok. Allora Giovanni, quindi tocca a te. Mi rendo conto che non è facile. Qual è stata la tua esperienza con Alessandro Evangelisti, anche tu grande amico? Insomma, raccontaci quella che è la tua. Allora, prima di tutto volevo ringraziarti per questa serata. Io sono parecchio emozionato. Probabilmente l'emozione è dovuta in parte all'età, ma la perdita di Alessandro è stato un dolore immenso. Mi ha chiamato Pietro Nurra dalla Croazia, dicendomi che aveva saputo da Giancarlo Fassini la morte improvvisa di Sandro. È stato un dolore immenso. Io non voglio parlare come giudice, o ne parlerò marginalmente, insomma, ma Alessandro era uno dei miei amici più cari. L'avevo conosciuto al mio ingresso in Sabbi grazie a Giuseppe, che allora era presidente, e io ero diventato delegato della Sabbi per l'Umbria. E c'aveva già la moglie molto malata, erano praticamente gli ultimi anni. L'affisso Valeria è l'unione di Alessandro e Valeria, il nome della moglie. Alessandro era, io credo, una persona buona, di una generosità unica, una persona mite. Ormai sono tanti decenni che io lo conoscevo, che ci frequentavamo, e
Non l'ho mai visto arrabbiato, non l'ho mai visto teso, aveva sempre il sorriso sulle labbra, anche nei momenti della sua vita, ci ha avuto dei momenti di de, de grande difficoltà, ma era questa sua bontà, generosità. Giuseppe prima diceva delle cacciate che facevamo nella serva dell'Anzi, e erano una gioia. Io, guarda, pochi giorni fa Flavio Fusetti mi ha mandato un video di una riunione del Consiglio Sabbi fatta, c'era anche Giuseppe ovviamente, fatta a casa di Alessandro, una casa nella villa che aveva a San Pietro, nelle colline bolognesi, e sopra Imola. Eravamo tutti lì, c'era Giuseppe, c'era Grecchi, c'era un altro grandissimo amico, Pietro Fumi, anche lui non c'è più. Veramente è un pezzo della mia vita che se n'è andato, non c'è più Giampiero, non c'è più Alessandro, non c'è più Pietro. È veramente un dolore. E Alessandro ci ospitava, facevamo, c'è questo video che sarebbe un piacere vederlo, cioè c'è Pietro Fumi, Giuseppe se lo ricorderà, che racconta quella barzelletta di quello con l'incidente, che era tutto rotto, e Pietro, che era una persona squisita, di un humor eccezionale, la raccontava questa barzelletta mimando tutti i movimenti di questa persona che era stata veramente scomposta e ricomposta in un incidente. Ma le serate, le giornate, i consigli della Sabbi duravano dalla mattina alla sera, perché c'era tanto da discutere, c'era una qualità che veramente lasciava meravigliati, perché era difficile. Io ero l'ultimo arrivato, però c'era veramente una qualità, tanti giudici, allevatori, era un grande piacere. Ricordo le serate che finivano quando le facevamo anche a Lodi, che poi con Marzano o con Luigino Bottani andavamo a mangiare lungo il Po in qualche trattoria, bevendo ovviamente anche a dismisura. E poi io tornavo durante la notte, la mattina facevo una doccia e andavo in ufficio. Alessandro è stato una persona. Ecco, sempre, sempre io, da Alessandro, al di là appunto di questa sua grande generosità in tutti i suoi atteggiamenti, però questa sua mitezza, questa sua cosa che io ho, capacità di capire sempre altri, di mettersi sempre a disposizione degli altri, non l'ho visto mai arrogante sul campo, non l'ho visto mai con acredine rivolgersi alle persone. È stato veramente una grande persona. Come cinofilo, con Alessandro abbiamo vissuto periodi, settimane insieme. Quando andavamo in Serbia o in Croazia, passavo a prenderlo a Bologna e poi facevamo tutto il viaggio insieme. E questo amore che diceva Libero, che ci aveva per i cani. Io mi ricordo la sera, c'erano delle serate a Nice, che era un freddo micidiale, e lui voleva sempre riuscire, perché prima di andare a dormire doveva fare la carezza ai cani, o i setter, o i Breton, o gli spinoni. C'aveva questa passione, quando poteva si portava direttamente in camera. Allora ci scherzavamo, una volta ce lo portavamo anche in giro.
E adesso mi rendo conto dell'amore per i cani. Poi l'amore per i cani si trasforma, viene dalla caccia, diventa cinofilia, diventa parte attiva, sia come conduttore che sia come giudice. Alessandro era un cinofilo a tutto tondo, aveva cominciato con i pointer, aveva avuto bracchi italiani, aveva avuto questo connubio felice con Vinicio Tognolo, sia portando, affidandogli spinoni, e sia tantissimi, tantissimi bracchi italiani. La sua storia con la Sabbi si era interrotta 15 anni fa. Non aveva voluto rinnovare la tessera e non aveva voluto più nemmeno avere bracchi italiani. Libero diceva che c'aveva anche un suo Kurzer, ma Alessandro ci ha avuto tutto. Ci ha avuto un irlandese importante che ha fatto il campionato di lavoro, che poi non ha portato al campionato, insomma, gli mancava un CEC per arrivare al campionato assoluto, e poi lui ci rinunciò perché era giudice, perché gli rompeva un po', a una certa età ancora correva dentro il ring e presentava i cani. Nel ring li presentava lui, non c'era bisogno dell'handler. Gli spinoni, i Breton, insomma, Giard Aleria, che è il setter, che è il padre di Nolo del Zagnis, è il padre di Nolo del Zagnis, è un cane che c'aveva l'affisso di Alessandro. Era veramente un grande conoscitore. Io mi ricordo una settimana a giudicare insieme a lui in Croazia, a Zara, a caccia starne, e Branco ci aveva messo insieme. E al di là di quello che stava scritto sul libretto, facevamo a giorni alterni le relazioni, facevamo a giorni alterni il presidente di giuria. Beh, ho imparato ad apprezzarne le sue capacità, erano quelle che diceva Libero. Da una parte i regolamenti, da una parte l'esperienza di caccia che è fondamentale per poter giudicare bene. Ecco, Alessandro era, secondo me, uno dei pochi giudici che riusciva, o che è riuscito a coniugare questi due aspetti. Non sempre vanno d'accordo, perché spesso, se non c'è l'esperienza di caccia, alcune azioni del cane le puoi prendere come difetti, e non come pregi. E ha ragione Libero. Alessandro stava sempre dalla parte dei cani, ma senza mai sconfinare nelle regalie. E era veramente, quando Alessandro dava il cartellino, chapeau, era perché il cane era un grande cane. Io non ho mai visto o non ho mai sentito un giudizio su cui c'è stata polemica per le decisioni di Alessandro. Alessandro era sempre preciso, puntuale, era veramente un giudice, appunto, come dicevo prima, a tutto tondo. Il suo questo è una trasmissione legata ai bracchi italiani, e la sua esperienza con i bracchi italiani è stata importantissima. Io ieri stavo a Bologna ai funerali di Alessandro. C'è stato il CISP, che ha mandato quel suo futuro allievo, e c'era un del CISP per ricordare Alessandro. La Sabbi non c'aveva né rappresentanti, nemmeno una margherita per Alessandro. Questa cosa ha fatto un dolore immenso. La Sabbia ha fatto un elenco di giudici esperti,
che potevano giudicare le speciali. Alessandro non c'era, ma non c'era nemmeno Giuseppe, non ci sto nemmeno io. E questo è il segno di come un po' i rapporti si siano deteriorati. Ripeto, Alessandro per 15 anni non ha fatto più la tessera della sabbia. È vero, è stato chiamato, ha fatto anche il selezionatore della Coppa, della Coppa Italia, è stato chiamato l'ultima volta, credo prima del Covid, a giudicare un raduno, credo a Caldes, Giuseppe, se non vado errato. E quando tornò mi telefonò stravolto, mi disse: Giovanni, non ci vado, non giudico più Bracchi italiano. È cambiato tutto, è cambiato il clima. Noi eravamo un gruppo d'amici, adesso non c'è più niente. E che non ci sia più niente è la dimostrazione che ieri, ripeto, da parte della Sabbi, non ci sia stato nemmeno un fiore. Ecco, questo poi il solito polemico che trovo tutte le occasioni. Bene, trovo tutte le occasioni, ma questa mancanza di rispetto, perché quando bisogna andare in televisione ci si sta poi nelle occasioni giuste, quelle in cui conta il rispetto, in cui conta l'umanità, è stata. Ai funerali di Grecchi, che sono stati una cosa commovente, con i bracchi italiani al seguito, c'era Fossati con il gagliardetto da una parte, con il gagliardetto della Sabbi. Questa volta non c'era nemmeno il gagliardetto, non c'era nemmeno nessuno. No, credo che questo sia la conclusione di una storia tra Alessandro e Sabbi, ma la sua presenza nel mondo dei continentali italiani, nel mondo degli spinoni, rimarrà, perché uno dei suoi cani, Plutone De Bricchi, credo che stia nelle migliori genealogie di tutti i cani attuali. Il Tom, credo, lo spinone che portava Vinicio, era uno dei pochi spinoni allora che faceva le classiche acquaglie, e io ho visto fare dei turni incredibili per precisione, per qualità spinona. Poi ragione, libero, quando mi diceva, ricordava prima i fagiani maschio, cioè lui era un cacciatore con la C maiuscola, ma davanti ai fagiani non esistevano le starne, non esisteva niente, è libero, non esisteva niente. Noi lo portavamo in giro nelle tante serate passate insieme a Libero, a Piero Fondini, anche a Pian di Spina, quando gli dicevamo che c'aveva sempre la cacciatora consumata perché bordeggiava sempre le tabelle delle riserve, ma faceva dei numeri. Dalle parti mie faceva, nel bolognese li facevo io 40 anni fa, e lui era impegnato nella caccia vera, perché poi era il referente per la sua zona a San Pietro, per i ripopolamenti. Voglio dire, non era un fruitore finale, era parte attiva, lo è stato nella caccia e lo è stato nella cinofilia. L'ultima foto che hai messo, Marco, che è quella che ha messo il gruppo cinofilo, ecco, credo che raccolga tutta la personalità di Alessandro. La bontà, il sorriso dolce, mi ricordo quando gli è nato il primo nipote, mi presi una arrabbiatura con lui, stetti qualche mese prima di riparlare, perché doveva venire a giudicare Orvieto, che si chiama allora Umbria Cinofilia, e
non venne. E io giudicava il raduno la mattina dopo con Bracchinella e non è niente, non è venuto, ha staccato il telefono, non è riuscito a mettere in contatto. Dopo un po' di mesi, alla fine mi disse: ma io stavo in clinica, c'era mia figlia che gli nasceva, una nipotina. Ha detto: Giova, come facevo a venire a te? E io lo capii. E cioè, quando mi raccontava dei nipoti, gli brillavano gli occhi. Penso come tutti i nonni. Però lui aveva questi due, da una parte i cani, da una parte i nipoti, questo legame forte con i figli. Veramente ha lasciato un vuoto e Sandro, ma mi mancherà tanto. Con Libero ci rivedremo in varie occasioni, credo, insomma, adesso al derby e sicuramente a luglio a Terni. C'ho in mente qualcosa per ricordare Alessandro, poi lo concorderò col presidente del gruppo cinofilo, con Giorgio Ortensi, e però ci sarà un vuoto. Perché ancora mi ricordo Alessandro in costume che era innamorato dell'albergo con la piscina dove facevamo il raduno. È Libero, quando si arrivava, si andava a cambiare e la prima cosa che faceva si buttava in acqua. Io voglio ricordarlo così, con quel sorriso mite, con questa sua gioia di stare in mezzo agli amici, di stare in mezzo ai cani. Marco, grazie ancora per dare la possibilità di ricordare una persona Io veramente l'ho unica. conosciuto Grazie. poco perché me l'hai fatto conoscere tu e me l'aveva anche sottolineato l'allora presidente Manganelli per intervistarlo quando ho iniziato la mia carrellata di interviste ai giudici. Ed è stata una persona da subito disponibile. Poi per un discorso di rete internet, di cellulari, non siamo riusciti, come ho detto prima, a intervistarlo, però. No. Marco, scusa, Alessandro era un vecchio signore di altri tempi e lui, come, ma io non so un signore, ormai sono solo vecchio. Stamattina hai visto le difficoltà nel collegarmi, ma lui non già aveva un bel rapporto col cellulare, è libero, non già aveva WhatsApp. E lui fa una trasmissione così, parlare nel vuoto sarebbe stato impossibile per lui. Lui aveva No, bisogno di un però rapporto sono diretto. stato Quindi fortunato perché sono riuscito a conoscerlo di persona poi a Campo Felice, l'ultimo raduno dei cani da fermo a Campo Felice, dove mi ha giudicato ben due cani che io presentavo. E devo dire che in quell'occasione siamo stati tutti felici dei suoi giudizi e credo, cioè, non ho sentito nessuno che lamentarsi e tornammo a casa tutti felici di aver fatto un bel raduno del Bracco Italiano, insomma, quindi porto un bellissimo ricordo. Se può far sorridere, insomma, questa cosa qui. Io sono alto 1,89 m, in quell'occasione mi sono sentito basso a essere al suo cospetto, insomma, sia da un punto di vista di conoscenza braccofila che da un punto di vista proprio fisico, e mi è capitato poche volte dal punto di vista fisico, insomma, di sentirmi basso più che una persona, era molto alto. sai, Claudio Lombardi lo chiamava Ciccio perché gli ricordava Ciccio Ingrostia, no? E ieri quando andavo a Bologna, mentre stavo in viaggio, ci siamo sentiti. Claudio è un altro amico fraterno e mi ha detto: io non ci posso stare, c'avevo impegni di lavoro. Mi ha detto: però fa una carezza sulla bara di Alessandro. E fa una carezza sulla bara di Ciccio, mi ha detto, perché lui lo chiamava così. Va bene, Giovanni, io ti ringrazio, ringrazio anche a te, come ringrazio tutti quanti coloro che hanno partecipato alla creazione di questa serata e voglio mettere anche i nomi di Francesco Poggi, che mi ha fornito gran parte del materiale fotografico,
Laura Moretti anche mi ha concesso alcune sue foto proprio inerenti a questo raduno di cui parlavo di Campo Felice. E l'ultimo è il signor Nascimbeni del Veneto che mi ha mandato la penultima foto che c'era nel video, che era un raduno organizzato dai Grappolini Veneti, in cui era presente anche il giudice Evangelisti. Quindi ringrazio tutti loro, Giancarlo Perani anche, come ho detto prima, mi ha fornito anche lui un po' di materiale fotografico, e logicamente voi tre per l'esperienza e l'aiuto che mi avete dato in questi giorni nell'organizzare questa serata, che spero sia stata utile a farvi conoscere quello che è stato un grande giudice, che sicuramente ha segnato la storia del bracco italiano e anche di altre razze da ferma. Perché, come abbiamo visto poi tra l'altro nel video, i cani che erano di sua proprietà non erano cani di poco conto, sia a livello morfologico che a livello funzionale. Quindi ringrazio tutti voi. E niente, spero che possiamo rivederci a un'altra occasione, magari dal vivo, come hai detto tu, Giovanni, al derby. E questa sera la dedichiamo ad Alessandro Vangelisti. Grazie a tutti, buona serata. Tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Allora, signori, noi abbiamo terminato qui quest'oggi. È stata una serata non facile, nel senso che è la seconda volta che mi è successo organizzare questo tipo di serate, che credo siano belle, credo che uniscano e credo che ci facciano sentire anche quello che è stata l'esperienza di coloro che sono arrivati dal punto di vista cinofilo, nel senso che stiamo parlando comunque di un esperto giudice che ha fatto un percorso e che forse un po' mi fa sentire vicino, nel senso che è partito come siamo partiti tutti noi, dall'inizio col primo cane, fino ad arrivare poi a essere esperto e a poter giudicare gli altri. Quindi per me sentire le esperienze degli amici, delle persone che sono vicine a una persona che è risultata importante per il mondo braccofilo è molto molto utile. Spero che lo sia stato anche per voi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Logicamente seguite la nostra pagina, i nostri aggiornamenti e le nostre locandine. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, buona serata.